Hi guys, oggi parliamo di shortly e briefly. Queste due parole servono ad indicare un'azione corta o breve, ma in qualità d'avverbio non sono intercambiabili fra le frasi. Ti mostro come funziona. Shortly vuol dire a breve, tra poco, presto. E in un esempio lo troviamo così. I just need to make a quick phone call, I'll be with you shortly. Indica un'azione intrapresa in un breve arco di tempo e corrisponde alla domanda quando. Quando? Shortly. Ok? Briefly invece, velocemente, rapidamente, indica un'azione che avrà una durata breve e risponde alla domanda come? Briefly. John briefly explained how to run the machine. Nonostante sembrino intercambiabili, in alcune frasi non è possibile proprio intercambiarli. I'm going to speak them shortly. I'm going to speak to them briefly. E in inglese, come dire in poche parole? In questo caso puoi utilizzare briefly o shortly e puoi dire in short o in brief. Oppure puoi usare una frase idiomatica in a nutshell. Ad esempio, in a nutshell she goes home and called him. Thanks for watching guys! Se sei qui per la prima volta e ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale, clicca sulla campanella per essere sempre informato sui nuovi contenuti in uscita ogni settimana, in modo da poter tenere sempre il tuo inglese allenato e accrescere i tuoi vocaboli. E nel frattempo, I will see you soon! Bye Grace!